Live Social. Amici di Live Social, bentrovati per una nuova intervista, una nuova storia. Oggi siamo in compagnia di Martina Gozza, una dietista nutrizionista. Ciao Martina! Ciao a tutti, buongiorno, salve. Ciao Martina. Da dove ci chiami, Martina? Allora, io al momento sono a Savona, che è la mia zona, diciamo, di residenza, quindi abito a Savona, seppur mi sposto sempre per lavoro. Perché ho visto che hai uno studio anche a Milano, giusto? Sì, esatto, quindi... sì, ho lo studio privato a Savona, a Milano, collaboro anche con l'Istituto Clinico Humanitas di Rocciano. Ok, perfetto, quindi diciamo che sono un po' in giro. Ok, in tempi normali sei in giro, di questi sì. Tempi purtroppo. Al momento no. Come tutti noi, no. Purtroppo sì, è vero. Ma parliamo di cose belle, cioè parliamo della tua attività, perché tu sei dietista nutrizionista e oggi in particolare ci vuoi parlare della chirurgia bariatrica, giusto? Sì, esatto. Che è la chirurgia per persone obese, giusto? Esatto, okay. È proprio la chirurgia dell'obesità. Quindi ovviamente... esatto, quindi mi ricordavo bene. Sì. È un tema che mi è molto caro proprio perché lavoro in quest'ambito e quindi ho pensato di parlare di questo. Perfetto, dai, parliamone un po' allora. Abbiamo un po' di tempo a disposizione. Ok, allora, intanto prima di tutto la chirurgia bariatrica, ovvero dell'obesità, è una chirurgia non adatta a tutti, quindi ci sono comunque dei criteri per poter accedere alla chirurgia dell'obesità. C'è una valutazione psicologica, chirurgica e anche la valutazione ovviamente dietistica, del dietista e del nutrizionista. Al giorno d'oggi vengono effettuati principalmente due interventi. Interventi di tipo restrittivo, cosa significa? Significa che si va a ridurre proprio la capacità dello stomaco, quindi si riduce lo stomaco. Con il primo intervento, diciamo quello principale, è la sleeve gastrectomy. Si riduce lo stomaco a diventare una manica, sleeve significa proprio manica. Quindi ci rimane un 20% di stomaco, il paziente si ritrova a mangiare poco e anche a non avere fame, perché non viene più prodotto proprio l'ormone della fame, quindi si dimagrisce molto velocemente con poca fatica, perlomeno inizialmente. Poi c'è un altro tipo di intervento che è il bypass gastrico, che viene riservato in alcuni casi un pochino più particolari, per esempio in pazienti con un diabete mellito, con un importante problema di reflusso gastroesofageo. E quindi questi due sono i due interventi principali. Il dietista ovviamente ha un ruolo fondamentale perché inizialmente deve valutare come si alimenta il paziente, qual è il suo stato nutrizionale e capire anche e soprattutto far capire al paziente che l'intervento è un intervento salvavita e deve essere visto proprio come un punto di partenza per un cambiamento. Quindi deve capire che non è la bacchetta magica, certo, ovviamente. C'è poi tutto un lavoro dopo da fare, bisogna capire poi come saper gestire l'intervento e questa è la parte un po' più difficile, perché a volte ovviamente il paziente che ha provato tante diete spera in questa soluzione magica, ma se poi dopo non si applica anche dopo l'intervento si possono avere dei problemi ovviamente. Certo. Quindi nel post-operatorio ovviamente è fondamentale seguire una dieta specifica. Quindi il primo mese c'è tutta una fase di svezzamento, quindi una dieta liquida, una dieta cremosa, proprio per evitare delle complicazioni nel breve termine. E poi piano piano, con le varie visite di controllo, il dietista deve insegnare al paziente come mangiare, quindi il numero dei pasti, quindi valutare che ci sia un certo numero di pasti, che devono essere 5 nella giornata, non bere mentre si mangia, scegliere cibi corretti, quindi con un buon apporto di proteine, inserire anche delle integrazioni nutrizionali, per cui parliamo di valutare ferro, calcio, vitamine del gruppo B, insomma tutti aspetti che vanno tenuti in considerazione. Nel post-operatorio, giusto? Certo, esattamente. Quindi visite di controllo ovviamente devono essere eseguite poi per sempre, perché appunto il paziente non deve sentirsi abbandonato, deve sempre essere tenuto sotto controllo. Assolutamente sì.
Quindi diciamo tu ti sei specializzata nella chirurgia bariatrica, come mai sì. poi hai scelto questa propria specializzazione? Ma allora, a me è sempre piaciuto, io ho fatto tutta una formazione, ho il percorso di laurea in dietistica, la magistrale, quindi i 2 anni in più in alimentazione e nutrizione umana, e poi mi sono ritrovata, mi sono iscritta a un master proprio specifico sull'obesità e sui disturbi dell'alimentazione, che mi hanno sempre un po' incuriosito, quindi anche problematiche di anoressia nervosa, bulimia nervosa, mm-hmm. che poi sono tutte facce un po' della stessa medaglia. Certo, da sì. una parte parliamo di sottopeso, dall'altro di eccesso ponderale, ma alla fine ci sono risvolti comuni, quindi mi piace molto un po' questo aspetto anche della psicologia certo. collegato alla nutrizione. Sono contenta, insomma. Bene, il mio percorso bene. Formativo poi mi ha dato anche soddisfazioni nella pratica professionale. Certo, certo. Immagino che poi avrai avuto anche tante soddisfazioni lavorative, proprio cioè di persone che hai curato, che hai seguito in un percorso, no? Ah sì, assolutamente. Quando vedo i pazienti dopo la chirurgia bariatrica sono irriconoscibili, ci sono proprio delle trasformazioni e veramente dà tanta soddisfazione. Certo. Poi sono pazienti molto riconoscenti e seppure il percorso poi lo si fa tutti assieme, certo. il paziente da una parte e i curanti dall'altra, però certo. molto molto soddisfacente, sì. Bene, bene, dai. Allora, Martina, abbiamo fatto davvero una bella chiacchierata, molto interessante appunto l'argomento che ci hai proposto, ti abbiamo ascoltato con tanta attenzione e vogliamo ricordare i contatti di Martina. Allora, il suo indirizzo email è tina.gozza@libero.it. Il numero di telefono invece dove potete contattare Martina eventualmente è il 340 86 11 402. L'indirizzo del suo studio privato a Savona è via Ratti 1/9, invece l'indirizzo di Milano è via Antonello da Messina 5, giusto? Esatto, in zona Forze Armate. Perfetto, poi abbiamo chiaramente i contatti social, la pagina Facebook. Trovate Martina alla pagina Dottoressa Martina Gozza Dietista, il sito web www.martinagozzadietista.it e naturalmente anche la pagina Instagram Martina Gozza Nutrizionista, naturalmente. E, esatto. E a proposito di social, volevo aggiungere che ultimamente ho anche un'ulteriore collaborazione con un centro fisioterapico si chiama Fisiolab Milano 3 a Basiglio, sempre in provincia di Milano, dove trattiamo anche pazienti sportivi, anche a livelli mondiali, insomma, abbastanza sono molto contenta, una bella collaborazione anche quella, mi mette molto in gioco. Bene. E poi ovviamente lavoro in Humanitas, come ho già detto a Rozzano, nella chirurgia bariatrica. Esatto, benissimo. Davvero tanti complimenti Martina per tutto quello che fai, per la tua attività. E, grazie. Vuoi salutare qualcuno prima di lasciarci? Sì, allora saluto ovviamente tutti i miei colleghi dello staff e anche soprattutto quelli che al momento sono impegnati proprio nell'emergenza che stiamo affrontando un po' tutti. Chi assolutamente, ci uniamo. Fronte, chi è da casa, quindi sì. siamo tutti molto vicini. Assolutamente, ci uniamo in questo abbraccio forte per tutti appunto. Per tutte le persone che sono in prima linea in questo momento, assolutamente. Certo. Va bene, Martina, è stato davvero un grande piacere fare questa chiacchierata con te. Ti saluto ancora con un abbraccio. Ciao Martina. Grazie, altrettanto. Ciao a tutti. Ciao. Amici di Live Social, restate con noi per una nuova storia e una nuova intervista. Ciao. Live Social.